Sicuramente il cibo può influire nello sviluppo di un tumore, ma sicuramente non è l'unico fattore che interviene nello sviluppo delle patologie tumorali. Noi sappiamo che è sicuramente uno dei fattori modificabili sui quali possiamo agire oggi, ma sappiamo anche che ne esistono altrettanti che non sono modificabili e altrettanti modificabili sui quali dobbiamo comunque intervenire per riuscire ad agire in un modo più completo. Esistono assolutamente delle norme di comportamento che ci possono aiutare nel ridurre il rischio di tumore e di altre malattie croniche, come ad esempio le patologie cardiovascolari. Per quanto riguarda lo specifico il tumore, sappiamo che esiste un codice europeo contro il cancro, un codice che è stato elaborato per la prima volta nel 1987 e che viene periodicamente rivisto grazie alle nuove acquisizioni di quelli che sono i nuovi studi, gli esperti e quant'altro. Ed è appunto in questo caso un insieme di 12 indicazioni che ci suggeriscono che cosa dobbiamo fare per ridurre al minimo la probabilità di sviluppare un tumore nell'arco della nostra vita. L'alimentazione è una delle tante, ma è veramente solo uno dei tanti elementi di questo mosaico che si compone appunto di altri fattori, come ad esempio l'attività fisica, che deve essere un'attività sicuramente intensa e moderata ma costante, il fatto di non fumare, e poi ci sono appunto ad esempio altre indicazioni, quello di partecipare alle prevenzioni di tipo secondario come lo screening, di partecipare alle campagne vaccinali e quant'altro. Il corretto comportamento a tavola aiuta in tutti gli ambiti, aiuta sia nell'ambito della prevenzione primaria, quindi prima dell'insorgenza di un tumore, per ridurre appunto la probabilità dell'insorgenza, e aiuta anche quando questa diagnosi purtroppo viene fatta, perché è stato dimostrato attraverso tanti studi come una corretta alimentazione sia in grado di migliorare la prognosi dei pazienti indipendentemente dal trattamento che ricevono, ma anche nel momento in cui questo trattamento venisse somministrato al paziente si è visto come un'alimentazione corretta da un lato riduce le tossicità del trattamento e dall'altro lato migliora la prognosi. Per quanto riguarda la prevenzione, gli esami di screening a cui sottoporsi sono pochi e molto ben definiti e quindi insisto sul fatto che debbano essere effettivamente conosciuti e usufruiti da parte della popolazione. Gli unici tre tumori che si possono avvantaggiare di un programma di screening a oggi, anno 2022, sono il tumore della mammella, che richiede l'esecuzione di una mammografia, il tumore del colon, nel quale sono suggeriti sia l'esame occulto delle feci, sia la colonscopia a seconda appunto dell'età, sia il tumore del collo dell'utero, per cui l'esame indicato è rappresentato sostanzialmente dal Pap test. Sono degli esami che complessivamente hanno dimostrato, nella prevenzione secondaria, di riuscire a ridurre l'incidenza del tumore di circa il 30-40%.